Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo appena terminato la nostra prima gara di gol da lieve A3, quindi sono le più piccoline. Qui abbiamo Farnesi Linda, che ha fatto una bellissima gara. Linda, è stata emozionante, raccontaci un po' questa gara, qual è stato l'attrezzo più difficile e cosa ti è venuto meglio? Allora, l'attrezzo che è stato più difficile era trave, perché avevo tanta ansia, cioè come sempre, insomma. Però alla fine ho fatto una bella gara, cioè non è che ho avuto problemi. Ok, e ci sono stati errori particolari? Mi è sembrato un po' a volteggio alla flick, che non so, pieghiamo un po' le gambe. Ok, c'è qualcosa, cioè ti è piaciuto il tifo che ti hanno fatto le tue compagne? Sono state molto calorose, abbiamo sentito un tifo esagerato, che ti ha accompagnato per tutta la gara. Sei soddisfatta? Sì. Speri di fare comunque meglio nella prossima o ti va bene così? Spero di fare meglio nella prossima. Ok, allora passiamo il microfono alla tua compagna Adele. Eccoci sempre qui a Montevarchi, stessa gara della compagna Linda, ma qui abbiamo Adele, la piccola Adele, classe 2011, ha appena affrontato la sua seconda gara, vero? Sì. Di Gold, del campionato Gold, però la prima a squadre, giusto? Sì. È stata emozionante? Sì, molto. Raccontaci la tua gara con poche parole. È andata abbastanza bene, a trave ero un po' in ansia, però poi ce l'ho fatta e a corpo libero pensavo di cascare, ma non sono cascata. Pensavi di cadere al corpo libero, invece sei riuscita a rimanere su, eh? Sei soddisfatta? Sì. Vorresti fare di più la prossima prova? Sì. Ok, allora in bocca al lupo Adele da parte di tutti noi. Ecco qui anche la nostra Shalvi alla sua prima esperienza nel campionato Gold. Shalvi, raccontaci la tua gara. Innanzitutto pensavo di non farcela a corpo libero perché pensavo in alcuni elementi di non farcela e di cascare anche. Invece sei riuscita, sei stata bravissima, se no... perché hai mantenuto la concentrazione fino in fondo e... speriamo che nella tua prossima prova riesca a migliorare il punteggio che hai ottenuto, ok? Però sei stata bravissima e hai dato un enorme contributo a tutta la squadra. Grazie Shalvi, in bocca al lupo per la prossima prova. Ed eccoci qua con Vittoria Beccu, anche lei in supporto alla squadra Gold, la sua prima prova. Ha fatto corpo libero, no scusate, ha fatto volteggio parallele. Sei soddisfatta di quello che hai fatto? Del volteggio sì, molto, delle parallele no perché ho sbagliato l'entrata in capriola allo staggio alto. Quindi non sei soddisfatta delle parallele? No. Però siamo sicuri e convinti che la prossima volta sarà il risultato e soprattutto l'esecuzione dell'attrezzo con il lavoro che andrai a fare in palestra con la tua insegnante Monica sarà sicuramente migliore. Sì. Grazie Shalvi, grazie per il supporto, Vittoria, grazie per il supporto che hai dato alla squadra, in bocca al lupo per le prossime prove. Ed eccoci qui anche con la nostra piccola Carlotta, che anche lei ha affrontato la sua prima prova Gold, del campionato squadre Gold, ha dato il suo grandissimo contributo con una trave che è stata caratterizzata da un piccolo errore, però tutto il resto è andata abbastanza bene, vero Carlotta? Sì. Sei soddisfatta, contenta della tua esecuzione? Sì e no, perché comunque la ruota mi potevo evitare di cadere proprio alla ruota. Dai, ma siamo sicuri che con il lavoro in palestra riuscirai a migliorare sicuramente la tua esecuzione. Sì. Ok, grazie bimbe, grazie mille, grazie per quello che avete fatto e in attesa dei risultati, in bocca al lupo. Grazie. Con le prossime.